Parto dalla fine, non dalla fine assoluta, dalla fine della tua partita. Esci dal campo e succede una cosa che qua non è banale, perché parte un coro per te, insomma tu hai iniziato un po' a respirare l'aria e probabilmente ti sarai reso conto che non è una cosa molto consueta, cioè non viene dedicato a tutti questo gesto, quindi vorrei una considerazione su questo in generale, su una giornata che per te immagino sia da considerare perfetta. Sì, sarebbe stata perfetta se avessi fatto tutto in contra. Però comunque sono molto contento per la prestazione della squadra, perché abbiamo dimostrato che comunque abbiamo carattere. Poi ovviamente sono contento di aver fatto 2 gol e mi fa piacere questo coro che diciamo mi ha dedicato la curva e ti ringrazio, insomma. Prima doppietta in Serie B, giusto? Ne avevi fatto una in C? Sì. Monopoli? Sì, Monopoli Bipponese. Quindi questa è la prima doppietta in B, porta che poi è un inizio. Quanto ti è servito sbloccarti per 30 secondi col gol di tacco per un attaccante? Penso che sia top. Sì, sicuramente per 30 secondi la partita con un gol fatto ti libera mentalmente, però cioè, non compromette come affronti la partita, perché alla fine tu giochi sì per far gol, però giochi anche per aiutare la squadra, quindi questo non influisce più di tanto. Io faccio la stessa domanda, ma la classifica adesso è interessante, no? Settimo posto, vediamo la Cittadella secondo domani, però e se il Brescia ha 2 punti dai 40 in cui ha chiuso l'anno scorso, sappiamo come è andata a finire, mancano ancora 10 partite. Messi mica male, dai. Va bene. Il campionato è ancora lungo, però sappiamo tutti che i giorni di ritorno, soprattutto le ultime partite, sono più difficili. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, affrontando ogni partita come fosse una finale, e poi dopo vediamo cosa succederà, raggiungendo prima il primo obiettivo, che è la salvezza. Ho detto prima al mister che secondo me la chiave è stata, a parte un Brescia che ha portato molta densità davanti, perché comunque quando si attaccava in area c'erano molti giocatori, quindi questo anche per un attaccante, lui dice, è comunque un vantaggio, perché prima o poi una palla gli arriva e non è circondato da lei. E poi c'è stato proprio una velocità nella costruzione d'azione di palla, per cui cioè 12 tiri in porta, di cui 8 nello specchio, li abbiamo fatti nelle ultime 4 partite, quali abbiamo fatti in forse un tempo e mezzo. La differenza è stata qui. Beh sì, oggi è stata una bella partita, però ovviamente come hai detto tu, quando riesci a riempire l'area con più giocatori aiuta anche un attaccante, perché i difensori si devono occupare anche degli inserimenti, quindi semplifica le cose, però è normale che hai più occasioni da gol, perché comunque attacchi con più uomini e quindi la possibilità di un giocatore di prendere palla è maggiore. A inizio stagione intervistammo il direttore Angelozzi che ci disse: Borrelli, per le qualità che ha, può fare 10-15 gol in B. Mi sembra che non ci siamo tanto lontani, quindi ti chiedo se da questo punto di vista ti pone un obiettivo, e poi magari guardando più là ti chiedo se ti piacerebbe, per come ti stai trovando, avere l'opportunità di restarci a Brescia, non soltanto per quest'anno, ma anche per quello che verrà. Il mio obiettivo a breve termine è quello ovviamente di raggiungere la doppia cifra, e poi dopo, per quanto riguarda la seconda domanda che mi hai fatto, sono cose di cui parlano le società. Io a Brescia sto molto bene, mi sento a casa, però sono cose che non riguardano esclusivamente me. Oggi hai fatto un patto con gli esterni, perché mi sembra che gli assist li abbiano dati uno Dickman e l'altro Diallo. Sì. Hai fatto il patto col diavolo, in questo caso il diavolo era un esterno. Sì, sono stati bravi. Alex pure nel secondo tempo mi ha messo un'altra palla e sono vicino a fare il terzo gol. Speriamo che lo faccia la prossima volta. Ci fa meno paura adesso la cascata di Parma, posto che non bisogna giocare con paura neanche se giochi col Manchester, però dico, questi 3 punti, sommati i pareggi precedenti, portano a giocare una partita col Parma che alla fine chi ha da perdere di più, forse loro, anche se hanno tanti punti di vantaggio, ma neanche il Brescia a questo punto se la può giocare con più tranquillità, con più serenità. Ma penso che noi ogni partita dobbiamo giocare con tranquillità, cioè dimostrando quello che sappiamo fare.
probabilmente il Parma è una squadra che è prima, diciamo, la classifica. Però ha dimostrato che è attaccata, come ha fatto il Cosenza la volta scorsa, un po' in difficoltà ci va. Quindi sì, però cioè, non è ingiocabile. No, non sto dicendo forti che è ingiocabile. Infatti ho detto che noi la dobbiamo giocare con spensieratezza. Andando lì dimostra il nostro valore, dal 100% per ogni partita è una storia a sé. È una giornata insomma che regala tantissimo. E se ti chiedo se c'è un pizzico di amarezza per Bianchi, insomma ce l'avete già raccontato, c'è un rapporto di amicizia importante, ha fatto una grande partita, non è arrivato il gol, ti chiedo se ci hai parlato, qual è il suo umore. No, beh, io e Flavio abbiamo un rapporto di amicizia, ero uno dei primi ragazzi che mi ha accolto alla grande qui quando sono arrivato. E lui è un ragazzo che si impegna tanto tutti i giorni e sono sicuro che se continua così prima o poi verrà premiato.